Aggiungo che è una coincidenza che l'abbiano dato a me e Isabella, eh. Cioè non l'hanno dato solo cioè no, nel senso insieme, no, l'hanno dato insieme per... è una coincidenza che lavoriamo allo stesso film. C'è da dire che anche Valerio è stato premiato a Ravenna alle giornate professionali del cinema de sé e la FIGE appunto ha dato il premio a Valerio come miglior regista esordiente. Un'altra domanda qui, poi direi che con questa finiamo, se non ci sono cose proprio incredibili da domandare. Ok, sono qua. Due domande, volevo sapere intanto se Valerio Miali aveva visto, conosceva o avesse sentito parlare un film di credo più di 10 anni fa, sempre italiano, di Gianluca Maria Tavarelli intitolato Un amore, che il suo film me l'ha ricordato molto ed è un complimento perché a me quel film era piaciuto molto e questa storia mi ha riportato per certi aspetti a quelle atmosfere. E proprio perché abbiamo parlato fino adesso ambizione, giovani e tutto quanto, anche con una domanda che è un po' una speranza, se ha già in mente qualcosa per dopo, ma il film esce, è un bel risultato, appunto, vedere se già c'è qualcosa in pentola, insomma. Grazie. Allora, il film di Tavarelli l'ho visto, non l'avevo visto in origine. Quando appunto, proprio nei giorni della... qui Carlo Brancaleoni venne, disse anche avete qualcosa da proporre, eccetera, eccetera, la cosa che mi ronzava in testa era Venezia ed era una storia d'amore a quadri, magari su un tempo anche un po' più lungo, però raccontata appunto in quel modo lì, una storia in realtà molto molto simile a quella di Tavarelli. Poi in quello stesso periodo mi sono fidanzato con Isabella Aguilar, che è lì, che oltre a farmi notare che questo film già esisteva e a farmelo vedere, mi smonta sempre le idee, perché ha una cultura cinematografica molto più ampia della mia, e dice ma questo già l'hanno fatto. Oltre a questo mi ha fatto notare che una storia invece come era quella che era successa a noi due, che appunto ci eravamo appena fidanzati ma ci conoscevamo da 10 anni e per 10 anni ci eravamo incrociati senza metterci insieme, non era stata raccontata. E quindi diciamo che dall'unione tra l'esperienza personale e la scoperta che Tavarelli aveva già fatto un film, che anche secondo me è un bel film, che raccontava quella storia, è venuto 10 inverni, che racconta una cosa molto, molto diversa. Credo che poi ci siano altre differenze rispetto al film di Tavarelli. Uno è sui personaggi, cioè credo che i personaggi del film di Tavarelli siano personaggi e del suo pregio molto, molto medi, molto, molto semplici, ed è che parlano in modo molto semplice, parlano molto per frasi fatte, ma penso sia un pregio, perché è vero che cioè non è perché è scritto male, ma al contrario, perché è realistico. 10 inverni racconta un mondo più fiabesco e dei personaggi un po' più strampalati, un po' più curiosi, e credo sia anche un film proprio allegro. Però insomma è un film che ho rivisto più volte, e spesso quando avevamo il problema delle ellissi di dire funzionerà, non funzionerà, vediamo come ha fatto Tavarelli. C'è stato un film, uno dei film che poi abbiamo, cose che si fanno normalmente, uno è quello, uno è il Ripresento Sergio, un altro è Manhattan, ovviamente alcune, quindi sì. La seconda domanda sui progetti, sì, c'è qualcosa che bolle in pentola, ovviamente ci stiamo pensando, sono varie cose, vari spunti, la vera sfida secondo me è capire adesso che appunto il primo film è partito proprio molto di corsa, prima ancora di potersi porre il problema di cosa farò, perché appunto è stato proposto quando ancora stava a scuola, è capire veramente che strada intraprendere, che tipo di film fare, e quindi questa è una fase così di esplorazione. Ci sono 2 o 3 cose che secondo me potrebbero essere il prossimo, ecco, però non dico di più. Fortunatissimo. Bene, credo che possiamo chiudere qua, vi ringraziamo e... Appuntamento al 10, non è... Appuntamento al 10. Quante copie? Lo sanno. Le copie inizialmente saranno intorno ai 50, perché normalmente mettiamo a stare
in programmazione a Natale, ma dovremmo dire di no, quindi il problema sarà questo, la richiesta da tantissime e ci dovremo, come dire, regolare. Poi speriamo a Natale che sia molto più larghi della partenza, questa è la nostra speranza, il nostro auspicio.